In realtà io non potrei parlare adesso, infatti farò un brevissimo intervento. Matteo mi ha chiesto semplicemente di accompagnarlo qui sul trespolo. Non amo molto i trespoli, però se Matteo mi chiede una cosa faccio anche la valletta, perché per noi abbiamo un rapporto meraviglioso, non siamo colleghi, siamo veramente fratello e sorella, anche se lui a volte fa delle proposte diverse, che giustamente è fidanzato, però è anche maschietto, giustamente. Però ragazzi, tornando alle cose serie, Matteo vi ha raccontato la sua storia, che a mio avviso è emblematica, perché dimostra quanto nel Movimento 5 Stelle ci siano persone che veramente stanno impegnando la propria persona in un progetto che parte dal basso, proprio da noi cittadini. Matteo sta dedicando tutto a se stesso e vi garantisco che, ripeto, lui vi ha raccontato quelle che sono le sue difficoltà, però in realtà fa tutto quello che facciamo noi e anche di più. Abbiamo tenuto per lui perché fa delle cose veramente straordinarie, è un pazzo, un folle, lo troviamo dappertutto, viaggia per tutta Italia, ci deve essere, c'è sempre, non manca mai, lavora. Quindi, ripeto, questo dimostra che i cittadini a 5 Stelle non si risparmiano, cosa che purtroppo invece, ripeto, negli altri partiti stiamo vedendo un pochino al contrario, nel senso che purtroppo talvolta chi fa politica per professione non si rende conto di quella che è la sua responsabilità e soprattutto non si impegna a dovere in quello che è poi l'impegno civico. La remunerazione non è adeguata all'impegno, questo non lo vediamo tutti i giorni, anche per questo stiamo rinunciando a una parte importante dei nostri denari. Alla fine, con 3.000 euro al mese e con tutti i rimborsi, a Roma comunque si vive dignitosamente. È ovvio, lavoriamo 7 giorni su 7, questo è vero, perché io rispondo alle telefonate di tutti, anche il sabato, la domenica, mi impegno sul territorio, cerco di esserci sempre e comunque, però ripeto, si può fare la politica anche con il giusto. Il troppo è sempre sbagliato. Allora, come ho delle cose da dire anche su alcuni progetti che stiamo portando avanti in Sardegna che riguardano Equitalia, probabilmente ne avete sentito parlare, però non voglio scombinare tutta la scaletta di questa gentile signorina, quindi adesso vi saluto per il momento, ci rivediamo dopo e passo la parola ai nostri nuoresi che sono meravigliosi e vanno sostenuti. Grazie. Scusate, mi sono dimenticato una cosa qua, l'emozione. Allora, facciamo un test, un gioco. Allora, alzate la mano di voi a Facebook. Quanti di voi mi hanno contattato? Sì, ma nella pagina pubblica. Uno. Alzate la mano, uno. Allora, qui la cosa è gravissima. Due, tre. Bene. Qui siete in quanti? No, la questura siete in 5. Quindi siete più del 50%. Allora, l'indirizzo è www.facebook.com/MatteoDallossoM5S. Quindi contattatevi, perché così sarete aggiornati. Sappiate che la nostra forza è la squadra. Se manca la squadra, poi ci vengono a comprare. E voi immaginatevi uno che vi viene a dire guardi, non c'è problema, quanto costa? 20.000? 30.000? Ah, subito, i contanti? Ah, va bene. Ecco, voi vi dovete immaginare questo. Le peggio schifezze le fanno, quindi voi ci dovete davvero prendere e abbracciare, scoccolare. Grazie. A proposito di squadra, qua dietro c'è tutta la nostra squadra e il primo è Tore Lai, il nostro candidato sindaco, che adesso farà un primo breve intervento per presentarsi a tutti voi. Prego Tore. Buonasera, buonasera Nuoro, buonasera Moresi e anche Nuorese stasera. Il mio primo intervento sarà breve e farò un piccolo resoconto della nostra esperienza in questa campagna elettorale.
Noi è la prima volta che ci siamo presentati e abbiamo avuto tantissimi consensi e c'è da dire che i nuoresi ci hanno accolto con molta ma molta simpatia. Hanno capito soprattutto che noi siamo portatori di una politica diversa, hanno capito che veramente noi ci mettiamo passione e ci mettiamo tutto l'impegno per cercare di mandare a casa questa vecchia politica. Noi nuoresi, e penso non solo nuoresi, siamo stanchi di questi partiti clientelari. Noi, posso fare riferimento a un'esperienza positiva, la nostra esperienza positiva è stato il nostro stesso entusiasmo, il modo con la quale abbiamo fatto un programma condiviso e soprattutto come cittadini ci hanno accolto nelle piazze e nelle vie. Noi non abbiamo messo faccioni in mezzo a nulla, non siamo stati invasivi perché siamo convinti che bisogna essere portatori delle idee sane. No, dell'osso ha parlato, dopo parlerà, vieni. Chiaramente siamo convinti che il Movimento 5 Stelle bisogna essere orgogliosi e presentarsi con il proprio simbolo e con una unica lista. Questo non succede a Nuoro come credo non succede ad altre parti e in qualche maniera bisogna denunciare anche questo aspetto. Questo pseudoliste che vengono presentate, partiti che non hanno neanche il coraggio di mettere la faccia e sappiamo perché hanno vergogna e quindi è un sistema che per noi non funziona più e non deve funzionare. Assieme alla positività di cui ho parlato, c'è da dire che abbiamo avuto anche, come dire, delle cose negative. Per esempio, siamo venuti a conoscenza di persone inserite nella lista a loro insaputa, siamo venuti a conoscenza di ragazzi disoccupati messi nella lista e promessi 5 euro a voto. Queste cose dovrebbero essere denunciate dai cittadini e dai mezzi di informazione. Abbiamo avuto giornali che hanno considerato le liste alla pari dei candidati sindaci e poi ci hanno invitato a dei dibattiti dicendo che c'era equità con 6 minuti. Non fateci ridere, questa cosa deve finire. Noi siamo stati quelli che hanno presentato il preventivo di spesa inferiore a tutti e alla fine di questa campagna avremo speso meno di tutti. Adesso non voglio rubare il tempo ai miei colleghi perché io dovrò parlare dopo, però queste cose mi sentivo di dirle, per cui noi invitiamo i cittadini nuoresi perché parlando con loro abbiamo visto molto sconforto per questa politica perché la crisi c'è, eppure diciamo cittadini nuoresi non assentatevi il giorno del voto perché avete una vera possibilità di cambiamento, quel cambiamento si chiama Movimento 5 Stelle!